Buonasera, il Comune di Guardistallo vuol ricordare la festa della Toscana attraverso le riforme di Pietro Leopoldo. La riforma più conosciuta è sicuramente quella relativa all'abolizione della pena di morte, che fu promulgata il 30 novembre 1786, ed è per questo motivo che la Toscana ha scelto appunto questa data. Pietro Leopoldo nacque nel 1747 ed era figlio dell'imperatrice Maria Teresa. Durante la giovinezza ricevette una raffinata educazione e un'importante istruzione, e fra le materie che prediligeva c'erano quelle scientifiche. Fino a che non arrivò sul trono la famiglia Asburgo-Lorena, sul trono di Toscana c'era la famiglia de' Medici, una famiglia che aveva molte attenzioni per Firenze e per il contado, ma molto poche per il resto della Toscana. Non aveva fatto assolutamente investimenti importanti. La famiglia Asburgo-Lorena invece investì molto su tutto il territorio, in particolare Pietro Leopoldo e il nipote Leopoldo II. Riguardo alla nostra costa, la zona che andava da Vada a sotto tutto il Grossetano, diciamo, era una zona molto paludosa e infestata dalla malaria. E qui Pietro Leopoldo investì molto attraverso la bonifica idraulica. Non riuscì ad ottenere quello che sperava perché l'ingegneria idraulica del tempo non era molto all'avanguardia, e quindi la bonifica sostanziale fu poi attuata dal nipote Leopoldo II. Per quanto riguarda la zona vicino a Guardistallo, ovvero la zona di Cecina, Bibbona, questa era già stata bonificata prima dell'arrivo di Leopoldo II, perché questa faceva parte del Marchesato Ginori, e il Marchese Carlo Ginori investì proprio nella bonifica del territorio. Anche Guardistallo beneficiò di questi interventi perché il Marchese Ginori ristrutturò alcune case all'interno del centro storico e anche parzialmente partecipò al restauro, diciamo, della chiesa. Guardistallo, se nel Settecento si presentava piuttosto spopolato, successivamente beneficiò di questi interventi, tant'è vero che quando arrivò negli anni successivi Pietro Leopoldo trovò un paese piuttosto ben messo anche rispetto ai paesi circostanti. Lo scopo della bonifica era quello di acquistare territori perché potessero essere coltivati e anche quello di eliminare la malaria che causava la morte di chi ci viveva. Possiamo dire che Pietro Leopoldo promosse la libera circolazione dei grani e in particolare investì molto nelle infrastrutture, in ponti, in acquedotti, investì nelle scuole, ma in particolare nella rete viaria, soprattutto la rete viaria secondaria, perché Firenze era ben collegata alle altre città come Pisa, come Pistoia, Lucca, mentre i piccoli centri non erano ben collegati fra loro. Quindi agire su questa rete viaria accrebbe i commerci, gli scambi, aumentarono i mercati, quindi arrivarono dei benefici un po' in tutta la Toscana. E naturalmente, fra le riforme non possiamo dimenticare quella relativa al codice penale, che poi prese il nome di Leopoldina. All'interno di questa della riforma del codice penale ricordiamo la riforma per l'abolizione della pena di morte. I collaboratori di Pietro Leopoldo che presero parte
alla discussione, si trovarono su posizioni diverse. Alcuni volevano un'abolizione totale, altri un'abolizione parziale. E fu per questo motivo che Piero Leopoldo prese in mano la situazione e optò per l'abolizione definitiva. L'ultima condanna c'era stata 11 anni prima, però all'ultimo momento era stata sospesa. Quindi in Toscana erano già molti anni che non si praticava la pena di morte. Vorrei dire anche due cose brevemente sulla bandiera italiana, sul nostro tricolore. Non sappiamo bene l'origine, sappiamo che sicuramente deriva dalla bandiera francese, quindi il blu è stato trasformato nel verde. Però dobbiamo tenere conto che fino a che non c'è stata la Rivoluzione francese, la bandiera, significava, era associata soprattutto alle casate o comunque, agli apparati militari. Non serviva a identificare un popolo. Quindi noi abbiamo notizie del tricolore, solo a partire dal 1794. In questo caso comparve durante un'insurrezione nella città di Bologna. 2 anni dopo, con l'arrivo dei francesi, fu adottato dalla Legione Lombarda e quindi sempre con un significato militare, mentre pochi mesi dopo, il 7 gennaio 1797, in una sala del municipio di Reggio Emilia, sala che poi ha preso il nome di Sala del Tricolore, Giuseppe Compagnoni propose, però anche in questo caso ecco, siamo a livello di proposta, di utilizzare il tricolore come bandiera della Repubblica Cispadana. Nel periodo successivo, siamo nel periodo del Risorgimento, il tricolore era adottato dai patrioti. Significava a questo punto l'identificazione di un popolo, però non si poteva mostrare. Quindi fu adottato dal Regno d'Italia e successivamente dalla Repubblica Italiana. Nell'articolo 12 si dice proprio che il tricolore è a strisce verticali di uguali dimensioni e appunto sono il verde, bianco e rosso.